Anni dopo l'espansione, l'Unione Europea sembra coesa, ma in realtà una cortina di ferro sociale divide Oriente e Occidente. Siamo andati a visitare i paesi più ricchi e quelli più poveri dell'Unione per scoprire le cause di queste differenze e capire come Bruxelles potrebbe incidere nella lotta contro la povertà. Sofia regala al primo sguardo vie commerciali affollate. Vista da qui, la Bulgaria non sembra il paese più povero dell'Unione Europea. Ma a pochi chilometri di distanza la prospettiva cambia. Facoltà è il quartiere rom più grande della capitale. La disoccupazione e la povertà qui sono di casa. Se non hai un lavoro devi comunque sopravvivere, non abbiamo nessun aiuto. Alcune persone pagano, ma ce ne sono altre che rubano solamente, sono dei parassiti. La polizia controlla i documenti, si limita a questo. Ma il quartiere sta lentamente cambiando. Elena Kabakcheva lavora qui da 15 anni con la Fondazione Sanità e Sviluppo Sociale ed è fiera dei risultati raggiunti. L'età del matrimonio si è alzata da 14 anni a 16, poi a 18 e a 20. Parliamo di età media in cui ci si sposa. Le percentuali di abbandono scolastico sono ora più basse in questo quartiere rispetto al periodo precedente al nostro arrivo. Ad essere fornite un servizio di asilo nido e di informazioni sociali e sanitarie per le giovani madri, cofinanziata con fondi comunitari, la fondazione è un buon esempio di lotta contro la povertà. Gli esperti in questo campo sono convinti che queste misure per funzionare devono essere a lungo termine. Crollata dopo la caduta del comunismo, l'economia non si è ancora ripresa. Il reddito mensile medio è di circa 300 euro, mentre corruzione e criminalità organizzata divorano pezzi di economia, come denuncia Sani Jordanov, giornalista e attivista anticorruzione. La corruzione in Bulgaria rappresenta un cancro per tutta la società. Questa era un'area naturalistica protetta prima che il governo decidesse di eliminare il vincolo e venderla. Jordanov si batte per salvare dal cemento le spiagge incontaminate come questa e per contrastare le speculazioni economiche. Costruire edifici non è il modo per far sviluppare il paese e il turismo, è solo un modo per ingrassare le tasche degli oligarchi mafiosi. La Bulgaria è entrata nell'Unione Europea nel 2007. Le aspettative erano molto alte, ma la crisi ha offuscato il sogno europeo. Ci si aspettava molto di più sul versante sociale, ma soprattutto i giovani e gli imprenditori, i ricercatori e scientifici sanno molto bene qual è il contributo che sta dando loro l'Europa. C'è anche chi ha deciso di restare in Bulgaria, come Maria Angelova, 26 anni e caporedattrice del secondo sito web di viaggi del paese. Lei è ottimista. Ora posso vedere che molte cose stanno cambiando e molti fondi europei sono stati investiti in progetti interessanti. Credo che passo dopo passo, lentamente le cose miglioreranno. Il minuscolo Granducato del Lussemburgo è lo stato più ricco d'Europa, con un reddito pro capite annuo di oltre 30.000 euro. È il secondo stato più ricco del mondo dopo il Qatar. Il paese, che ha 520.000 abitanti, ha un centro finanziario e ospita anche le sedi di diverse società del settore internet e media. Qual è il problema più grande in Lussemburgo adesso? Il problema più grande? In realtà vivo qui da diversi anni e sto davvero bene. Non intravedo alcun problema. Il problema più grande? Non vedo problemi, è un posto tranquillo e ben organizzato. È un piacere vivere e lavorare in questo paese. Quali sono le ragioni delle differenze sociali in Europa? Lo spiega il professor Alain Koff dell'Università del Lussemburgo, che analizza il successo del suo paese. In primo luogo è stata creata un'economia di nicchia che è bancaria. La seconda cosa è che il Lussemburgo si è concentrato sulla stabilità, non solo sulla crescita. C'è una classe media forte nel paese. Qual è il motivo alla base dell'estrema povertà che vediamo in alcune regioni d'Europa?
Queste regioni in Europa alle quali lei si riferisce sono quelle in cui la classe media sta soffrendo molto e si sta assottigliando sempre di più. Si tratta di regioni che restano economicamente legate al settore manifatturiero, all'edilizia, all'industria e di conseguenza sono in ritardo. Questi sono i settori in cui la disoccupazione è più in aumento nell'Unione Europea. Pensa che la corruzione sia una delle cause della povertà? Sì, credo che la corruzione sia una causa, ma non si tratta semplicemente di tangenti e bustarelle. Quando parliamo di corruzione intendiamo anche le reti informali che influenzano il modo in cui i leader fanno le leggi. Si tratta di una mancanza di regolamenti statali, di fiducia nei confronti dello Stato, di uno scollamento tra Stati e mercati che dà vita a una società parallela. Quando i cittadini lavorano in una società parallela sono a rischio, sono vulnerabili a un sistema che genera povertà. Pensa che l'Unione Europea sia riuscita a colmare le differenze sociali in Europa? L'Unione Europea ha investito molto in infrastrutture. Il problema è stato che parallelamente non è stata in grado di risolvere alcuni dei problemi endemici di queste regioni, come l'economia informale. Cosa dovrebbe fare l'Unione Europea in futuro per far fronte a questo problema? La chiave del successo nella lotta contro la povertà, considerata come un problema strutturale, risiede nel rafforzamento della classe media. Questo significa impegnarsi per uno sviluppo equo. 52 milioni di europei non hanno un conto bancario, non ne hanno accesso. Questo è un tema sul quale l'Unione Europea sta cominciando a riflettere per riconoscere il diritto ad avere un conto bancario. Non è possibile uscire dalla povertà o costruire una classe media forte se non si ha accesso a un conto bancario, se non si possono ottenere prestiti e accedere ad un credito. It's not possible to get loans, for example, or access to credit.